nella lezione che ti sto per far vedere ti spiego qual è il rapporto tra piacere, soddisfazione e felicità. Sono la stessa cosa? Mi ricordo che un mio studente una volta mi disse: Giacomo, mentre sto imparando a diventare felice, che è un po' l'obiettivo che hanno tutti gli studenti della nostra scuola, intanto mi accontento della soddisfazione. Funziona? Non ti voglio rovinare il finale, perché in questa lezione ti spiego qualcosa che ho letto forse su uno o due libri che parlano di emozioni sulle decine e decine che ho letto in questi anni. Praticamente è difficile che tu trovi un sito, un libro, un professionista, un esperto che ti spieghi quello che stai per vedere in questo video. Buona visione. Parliamo di un altro tema che a me piace molto, interessa molto e secondo me è centrale, ovvero la differenza tra felicità, soddisfazione e piacere. Qual è il problema? Il problema è che confondiamo soddisfazione e piacere con la felicità. Come scrivo qua sopra, e voglio sottolineartelo perché non vorrei che lo perdessi, noi desideriamo una, cioè la felicità, e ci accontentiamo delle altre, cioè di piacere e soddisfazione. Il punto è quello, delle altre, degli altri. Vabbè, l'ho messa al femminile stavolta. Qual è il problema? Che noi, quello che cerchiamo è la felicità. Come ti avevo detto anche l'altra volta, chiamala come ti pare. Serenità, contentezza, pace, quiete, equilibrio, benessere, emozioni positive. Noi vogliamo stare bene. E nel cercare questo benessere, crediamo, ci illudiamo, perché purtroppo siamo stati educati a pensare così, ci hanno illuso di questa cosa, che la soddisfazione e il piacere siano la strada per la felicità. Cioè io, sommando, tra virgolette, tante soddisfazioni e tanti piaceri, dovrei essere più felice. Qual è l'errore? L'errore è proprio questo, illuderci che la felicità sia questo, cioè una somma di piaceri o soddisfazioni, per cui più piacere e soddisfazione trovo, più mi avvicino alla felicità. Falso. In realtà, quando facciamo questo, mi è venuta in mente questa metafora quando ho creato la slide, è come se io, per prendermi tutto il mare, cioè la felicità è il mare, quindi per avere tutto il mare, utilizzo un secchiello, una paletta e comincio a mettere nel secchiello con la paletta l'acqua del mare. Ecco, ogni palettata d'acqua è una soddisfazione, una palettata d'acqua è un piacere, quindi io riempio il mio secchiello di piacere e soddisfazioni con l'idea che alla fine, a forza di mettere nel mio secchiello piaceri e soddisfazioni, avrò tutto il mare nel mio secchiello. Ti pare possibile? No, è la stessa cosa. Non ho incontrato ancora nessun essere umano che a furia di riempirsi di piacere e soddisfazioni sia stato felice, anzi, in realtà molto spesso succede il contrario. Perché? Perché paradossalmente, quando tu prendi la strada per diventare felice, su quella strada potrai raccogliere piacere e soddisfazione. Quando tu prendi la strada per il piacere o per la soddisfazione, vai dalla parte opposta della felicità e non ci arriverai mai. È proprio come se tu fossi a un bivio. Da una parte c'è scritto felicità, dall'altra parte c'è scritto piacere e soddisfazione. La strada della felicità, però, è una viuzza stretticcia. Un po' dissestata, non è neanche asfaltata, non ci puoi neanche camminare in macchina, devi andare a piedi. E tu dici, sai, quando vedi una strada e dici, questo non mi ispira. La strada del piacere e della soddisfazione è una super strada a quattro corsie, super accessoriata, con un sacco di soste di servizio, luci, lucette, meravigliosa, comoda, fantastica. E tu dici, beh, vado di qua. Il problema è che la felicità è di là. È vero che la strada è un po' più complicata, ma quando tu cominci a camminare, se ti dai il tempo di superare le prime salite e discese che questa stradina ha, perché non è una asfaltata di 20.000 km tutti lineari senza problemi, è una strada fatta di alti e bassi, di difficoltà, di problemi, di sfide, ma è l'unica che ti porta a essere felice. Mentre dall'altra parte sono tutte lucette, ma non c'è niente, è tutto finto, è superficiale. E mentre cammini dici, sì, è bello, ma manca qualcosa, sento che non c'è qualcosa, non sono felice lo stesso. E continui, dici, vabbè, alla prossima stazione di servizio troverò la dose di felicità, di piacere e di soddisfazione giuste, per cui finalmente sarò felice. Lo fai e non basta. E ora ti spiego perché. Allora, te lo spiego subito. Qual è il punto? Cerchiamo di capire meglio cos'è il piacere e cos'è la soddisfazione. Allora, innanzitutto sono cose esterne. Proprio perché, se vogliamo, l'autostrada è piena di lucette, di cose di lucette, luci, colori, suoni, tutto quello che vuoi. La ricerca del piacere e della soddisfazione è sempre qualcosa orientato all'esterno. Per provare piacere io devo andare fuori, devo essere stimolato all'esterno. Generalmente il piacere è una sensazione fisica, che sia sessuale, che sia del cibo, che sia un massaggio, qualunque cosa, io devo avere una stimolazione esterna. E la soddisfazione è uguale. Quando è che sono soddisfatto? Quando ottengo qualcosa.
dall'esterno. Anche se io voglio soddisfare me stesso con il mio comportamento, cioè dici, aspetta che non ti sto facendo vedere le slide, scusa. Anche se io voglio soddisfarmi perché dici, voglio ottenere quel risultato così sarò soddisfatto di me, però il risultato è fuori. È sempre legato all'esterno. La soddisfazione e il piacere sono sempre fuori controllo, perché sono qualcosa di esterno che non hai dentro di te, qualcosa di esterno e fuori, e non lo puoi controllare, perché per avere il piacere devo ottenere un certo stimolo, e se lo stimolo non c'è, non c'è neanche il piacere. Se voglio essere soddisfatto, devo ottenere un certo risultato. Se non lo ottengo, non sarò soddisfatto, e quel risultato è sempre fuori. Quindi questo è il primo problema. Non lo controlli, sono sempre legati a qualcosa che è fuori dal tuo controllo. Quando abbiamo parlato nel primo livello della differenza tra cosa controlli e cosa non controlli, ti ho detto chiaramente che se vuoi vivere una vita felice in cui tu sei più forte di tutto, devi concentrarti su quello che controlli. Piacere e soddisfazione sono fuori. E già questo ti dice che non è la strada giusta. Poi, qual è il problema? È la durata. Perché piacere e soddisfazione sono cose effimere. Anche il piacere più grande del mondo è effimero. Quanto dura? 10 minuti? 30 secondi? Mezz'ora? E poi? E poi finisce. Perché sempre se lo stimolo continua, posso riaverlo. Ovvero, il piacere e la soddisfazione durano per un po'. Io magari decido che voglio vincere una competizione, la vinco, sono super soddisfatto, ma dopo qualche giorno la soddisfazione se n'è andata. E io dico, e adesso? Altra gara, devo vincere di nuovo. Vinco, sono soddisfatto. E dopo qualche giorno, altra gara. E non sarò mai più... Sarò insaziabile. Non arriverò mai a un punto in cui dirò, ora sono in pace. No, non esiste. Avrò bisogno sempre di qualcosa. Mancherà sempre qualcosa. È come il criceto che corre nella ruota. Può correre quanto vuole, ma tanto non arriva. Perché la ruota non è la realtà. È appesa e lui non corre nella vita reale. Non si sta spostando. Corre a vuoto. E quando io vado a caccia di soddisfazione una dietro l'altra, corro a vuoto. Perché tanto nulla di quello che trovo sarà mai abbastanza. Perché quando ci arrivo, sto bene per un po', perché ho trovato la soddisfazione di aver ottenuto quello che desideravo, e dopo un po' ricomincio da capo, perché non mi basta più, perché la soddisfazione dura poco. Dopo aver vinto, non è che per i prossimi 10 anni ho vinto oggi e per 10 anni rimango soddisfatto, no, dopo aver vinto qualche giorno, se va bene, e devo trovarmi una nuova gara, perché altrimenti non ce la faccio, non ho niente che mi stimoli a crescere. È presente a me, capita tantissime volte, le persone mi dicono, ah Giacomo, ma io ho bisogno di stimoli esteriori. Perché? Perché stai percorrendo la strada della soddisfazione. E gli stimoli esteriori devono portarti a dire, ah ok, otterrò quello adesso, ora c'è quell'altro, ora c'è quell'altro, ora c'è quell'altro. Ma tanto, quando arrivi in cima, scoprirai che c'è una cima ancora più alta e tu non sarai mai in pace con te stesso. E il fatto che siano effimeri vuol dire che durano poco. Come ti ho detto, la soddisfazione per una vittoria può durare un pomeriggio, 2 giorni, 3 giorni, una settimana, ma forse anche solo un'ora. E poi già dici, però adesso voglio qualcos'altro. È come mangiare e dopo 10 minuti che hai finito di mangiare ti sei abbuffato, hai ancora fame, non ti basta mai. Ti sembrava di aver mangiato il piatto migliore del mondo e dire, ah, finalmente sono soddisfatto, ma dopo un po' dici, però ci vuole qualcos'altro. E quel ci vuole qualcos'altro, lo sentirei sempre. Vuol dire che non ci sarà mai un momento in cui stai veramente bene, perché c'è sempre qualcos'altro che manca. Tra l'altro, non è solo questo. Proprio per questo meccanismo, piacere e soddisfazione creano assuefazione. Vale a dire che quando io vinco la mia gara, poi ne voglio vincere un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra, perché altrimenti io non sto più bene. Prendi gli sportivi che fanno sport estremi. Una volta che hanno sperimentato tutto il piacere e la soddisfazione, il piacere che arriva dall'adrenalina, non riescono più a smettere, diventa una droga. Moltissimi lo dicono, non posso smettere, che se smetto tutto il resto mi sembra inutile. Diventano schiavi di quell'esperienza senza la quale non stanno bene. Non sono persone che vivono al massimo, sono persone che si bruciano in esperienze sempre più forti, perché creando assuefazione, cosa succede? Succede che la mia mente desidera sempre di più quello stimolo, ma lo gradisce sempre meno. In un libro molto interessante che si chiama Emozioni distruttive, qui forse non lo vedi ma ce l'ho alle mie spalle se non sbaglio, Goleman spiegava proprio questo. Qual è il meccanismo della dipendenza assuefazione? Che la mente, quando comincia a trovare piacere in qualcosa, soddisfazione o piacere, mettiamoli con uno slash perché più o meno siamo là, può cambiare la fonte, magari il piacere è più legato al fisico, allo stimolo fisico, la soddisfazione allo stimolo mentale, ma sempre stimolazione esterna rimane. E lui dice che quando io comincio a stimolare la mia mente per raggiungere quella cosa, allora nella mia mente la voglia di quella cosa cresce, cioè ne voglio sempre di più. Ma
paradossalmente direi, in maniera ironica, l'ironia della nostra natura, più aumenta il mio bisogno di quella cosa, più diminuisce il piacere che ne riesco a trarre. È un po' come dire, più mangio i pasticcini, più ne voglio, ma più ne mangio, meno mi soddisfano. Ne voglio, allora devo cominciare a dire no, basta, non mi accontento, voglio quelli al pistacchio adesso, oppure voglio fritto, oppure voglio, cerco sempre qualcosa di diverso, di più. A me era successo, te lo dico chiaramente, quando stavo con una ragazza all'università. A un certo punto, come dire, è come se sì, ok, il sesso, tutto il resto, ma non mi bastava più, volevo di più. Allora cominciò a dirgli: senti, facciamo una cosa, legami le mani. Lei mi ha legato, poi ho detto: bendami. Ma mi rendo conto, lì in quel momento probabilmente sembrava un cretino o sembrava anche un gioco divertente. Ma quando mi ci ripenso a quella relazione, mi rendo conto che ero completamente assuefatto, cioè cominciava a non bastarmi più neanche il sesso. Perché dovevo sperimentare qualcosa di nuovo. Lo desideravo perché la mia mente ne aveva bisogno, si era assuefatta al piacere fisico del sesso. Ma non era sufficiente, volevo sempre di più, farlo più spesso, farlo in maniera diversa, farlo in maniera più strana. E non arrivi mai, perché puoi fare tutte le cose più strampalate del mondo, ma poi ne cercherai sempre un'altra. E questo è un meccanismo fisico, non è una questione teorica, un'idea, una questione religiosa, filosofica o una visione della vita. Questo è un processo squisitamente fisico, biologico del nostro corpo, per cui la nostra mente, per come è fatta, ha le cose a cui si assuefa, aumenta il desiderio, diminuisce la soddisfazione. È un paradosso, quindi più ne hai, più ne vuoi avere e meno ti piace. E quindi comincio a cercare sempre di più a livello di qualità o quantità, cioè faccio più cose, le faccio in maniera più diversa, più strana, per cercare di riprovare di nuovo con lo stesso benessere. È come un tossico, più si droga, più ne ha bisogno, ma il suo livello di benessere si abbassa sempre di più. Perché finisce anche di andare in overdose? Perché hanno bisogno di una botta, diciamo così, sempre maggiore. E così si arriva sempre più al limite. Per quello ti dicevo prima, che lo sportivo che diventa assuefatto dall'adrenalina si brucia, perché io mi avvicino sempre di più al limite in cui il mio corpo non regge lo stress, perché qualunque cosa legata al piacere o alla soddisfazione è anche stressante, perché è intensa. Ma ovviamente questo significa che tiro sempre di più la corda, e la corda si logora col tempo. Il mio corpo viene messo sotto pressione continuamente, e questo non produce una sensazione di pace, ma di continua tensione, perché io non arrivo mai a un punto in cui dico: ah, sto bene. Quando dico: ah, sto bene, per il piacere e la soddisfazione, in realtà dopo 10 minuti dico: ok, però adesso manca qualcosa, e ricomincio a cercare. E rimango in tensione, sempre in tensione. Tensione perché sono sempre in uno stato di non quietudine, non calma, non sono quieto, non sono quieto, ma sono sempre con la tensione di trovare qualcosa in più. Ho sempre bisogno di qualcos'altro. E che succede se non ce l'ho? La dipendenza. Divento prigioniero. Io in quel periodo sicuramente ero dipendente dal sesso, quando ti dico di quella mia ragazza, tranquillamente, o della masturbazione, anche dei film porno, fa tutte e tre. per cui poi ne parleremo quando parliamo di dipendenze. E fondamentalmente la assuefazione ti rende dipendente perché, visto che ne vuoi sempre di più, ma basta sempre meno, ne devi avere sempre di più e non riesci più, diventa una trappola. Non posso smettere di fare quell'attività sportiva perché sennò sto male. O meglio, non sto più bene in quel modo e quindi mi sembra che tutto sia inutile, tutto sia grigio. I colori li vedo solo quando io provo quella botta di piacere o di soddisfazione. A quel punto non posso più semplicemente giocare, devo vincere. Perché se non vinco, la vita è come se avesse i colori grigi. A quel punto, qualunque cosa, il sesso non posso più farne a meno. Se non faccio sesso, comincio a stare male. Ne ho bisogno, non sto bene, perché senza quel piacere o quella soddisfazione io non sto bene. Sono schiavo di quella cosa. Qualunque cosa sia, non ha importanza. Che sia il sesso, che sia i videogiochi, la televisione, che siano i cellulari, che sia il cibo, non ha importanza. La condizione di dipendenza, e poi la riprenderemo quando parleremo di dipendenza in maniera specifica, perché te la farò comprendere bene tutta, come dire, la struttura mentale che si crea dietro la dipendenza, come funziona, già qui lo stai capendo. Tutta quella cosa di dipendenza è sbagliata, è dannosa per la nostra salute mentale, oltre che fisica. Indipendentemente dalla cosa da cui dipendo, cioè non è che dipendere dal sesso è meglio che dipendere da una droga. Sono due dipendenze, hanno due effetti diversi, ma sono due dipendenze, sono schiave in entrambi i casi. Certo, probabilmente quella da droga è più distruttiva, ma soprattutto da un punto di vista fisico, ma quella dal sesso può essere distruttiva da un punto di vista emotivo e mentale. Non sottovalutarlo. Così come la dipendenza da videogiochi, io non la sottovaluterei, perché io stesso mi rendo conto di aver sviluppato nel tempo, anni fa, una dipendenza ai videogiochi, e quando ne sono uscito non è stata una passeggiata. E ti spiegherò come ho eliminato tutte le dipendenze dalla mia vita, ma
grazie a quello che ti farò vedere nella lezione dedicata alle dipendenze. La cosa che devi capire è che se tu cerchi piacere e soddisfazione, poi finirai per dipendere da questi piaceri e soddisfazioni. Non c'è scampo. La natura umana funziona così. Se il motivo per cui faccio quella cosa è il piacere, diventerò dipendente. Se il motivo, te lo ripeto, per cui faccio quella cosa è il piacere, diventerò dipendente. Se io mangio la cioccolata, non perché mi va di mangiare la cioccolata, perché è buona, perché è nutriente, perché mi fa bene, ma solo esclusivamente per il piacere del gusto, io diventerò dipendente da quel piacere. Se io la mangio perché penso che sia nutriente e anche mi piace, allora non divento dipendente. Non è che la dipendenza è automatica, ma nel momento in cui lo scopo della mia azione è quello di arrivare al piacere e alla soddisfazione, io poi dipenderò da queste sensazioni. Perché? Perché sono qualcosa che non controllo, e quindi la dipendenza nasce perché ho bisogno di qualcosa di esterno, perché durano poco e quindi non mi bastano mai. Non è una cosa che dura 3 giorni, no, dura 3 ore o 3 minuti. Diventa una situazione per cui quei 3 minuti cominciano a diventare poi 2, poi 1, poi mezzo, non mi basta mai, e quindi divento dipendente. Perché? Perché io sto alterando il mio stato emotivo con cose esterne alla ricerca di quel benessere che però è un'illusione, proprio perché, lo ripeto, piacere e soddisfazione sono effimeri, producono assuefazione e creano dipendenza. Come ho detto, non bastano mai. C'è una differenza, sono intensi. È chiaro che tutte le cose che ti ho citato come forme di piacere, che sia il sesso, anche la cioccolata tutto sommato, il cibo, ma anche lo sport, l'adrenalina negli sport estremi, i videogiochi, quanto sono intensi. Io li ho provati, so quanto è intenso sulla nostra mente l'effetto della ricompensa del videogioco. Il risultato, le luci, i rumori, il successo, il vincere o il perdere per poco per cui vuoi vincere dopo. È tutto un meccanismo che ha a che fare col sistema ricompensa, che nella nostra mente crea poi forme di dipendenza. Anche le slot machine e tutto il resto sono creati, anche i social in realtà, sono creati per creare dipendenza. I giochini, il cellulare sono creati per creare dipendenza, per dare piccole soddisfazioni, piccoli piaceri da cui poi non puoi fare a meno. Quindi sono intensi, ma brevi, effimeri, come un orgasmo. Può essere intenso, ma non è che dura 10 minuti o 10 ore, dura un po' e poi finisce. Intenso quanto vuoi, ma poi finisce e devi ricominciare da capo, se ne vuoi un altro. E tanto finirà subito, comunque non è una condizione di stabilità, non lo puoi avere per sempre. È fatto così, è intenso ma breve, quindi fa così, picchi. E il picco vuol dire che questo è al massimo, ma questo è al minimo. E più tempo passa tra un picco e l'altro, peggio sto. E questo vale per l'orgasmo come per qualunque altra cosa, non c'è differenza. Qualunque meccanismo, aspetta che non ero trovato di nuovo sulle slide, è sempre legato al tempo. Quando io vado a cercare piacere e soddisfazione, comunque accade questo meccanismo, sempre. Perché, lo ripeto, e fra poco ti spiego anche la differenza, perché il mio scopo è il piacere o la soddisfazione. Quando sono il mio scopo, c'è sempre la dipendenza, perché si innesca questo meccanismo. Perché quello che faccio, lo faccio per cercare quella fonte di piacere, quel piacere. E quel piacere, come detto, dura poco. Quindi io sto facendo quella cosa solo per avere il piacere, ma dura poco, quindi finisce. Finendo io non ho bisogno, ne voglio altro, ma assuefandomi lo gusto sempre di meno, non mi basta mai. Quindi ne ho bisogno, non ne posso fare a meno, ma dura sempre poco. E quindi questo rafforza il circolo del bisogno e dell'assuefazione. Perché, essendo poco, non mi basta, ne voglio di più, ne faccio ancora, ma ne poco, non mi basta, ne voglio di più, e divento uno schiavo di questo meccanismo perché non riesco più a uscirne. Perché se provo a uscire, non sto bene. Perché il mio benessere si è talmente collegato, vincolato a queste sensazioni che, essendo intense, sono molto difficili da gestire, per questo si diventano dipendenze e possono essere devastanti, perché quando tu non hai il controllo della tua mente, non hai il controllo delle tue emozioni, non hai il controllo delle tue azioni. È per questo che le persone che hanno dipendenze poi fanno anche gesti distruttivi nei confronti degli altri e di se stessi. E ti ripeto, non parlo solo dei drogati, anche una persona che per esempio non riesce a fare meno del sesso potrebbe tradire la persona con cui ha deciso di condividere la sua vita e distruggere la sua famiglia e la sua relazione. Oppure per il sesso potrebbe mandare all'aria la propria carriera o il proprio lavoro, o in cambio del sesso potrebbe vendere, fare delle cose sbagliate, come tanti imprenditori che in cambio del sesso magari fanno cose che sono illegali o illecite. Ma una dipendenza non è solo il sesso, anche il denaro può essere una dipendenza, perché io voglio il denaro, mi dà soddisfazione, piacere guadagnare, poter spendere, ma tanto dopo che ho speso il meccanismo è sempre lo stesso, sì, ma finisce. Quanto dura la soddisfazione di aver speso quei 20.000 euro per comprarmi, o i 100 euro, o anche i 10 euro, perché la dipendenza, occhio,
di questo meccanismo di piacere e soddisfazione non è che sia legata alla quantità. Io potrei essere dipendente anche da spendere 5 euro per comprare piccole cose, ma non posso fare a meno di comprarle. E quando succede questo, io non sono più nel controllo della mia mente, non contro- perché la mia mente è controllata da queste soddisfazioni esteriori, e questo fa sì che il mio meccanismo sia completamente fuori controllo. Le mie emozioni dipendono dalla mia mente, ma non le gestisco più io. La gestiscono questi stimoli esterni senza i quali io non sto bene. Ma, poiché ti dicevo prima, l'emozione, anche dal punto di vista chimico, la creo io con la mia mente, io non ho bisogno di nessun elemento esterno per creare benessere dentro di me. In realtà, quando tu cerchi piacere e soddisfazione, vai incontro a tutti questi effetti collaterali, e ce n'è un altro. Quindi sono la strada sbagliata, non ce n'è un altro. Perché quando tu cerchi piacere e soddisfazione, incontri cose esterne che creano dipendenza perché durano poco, sono superficiali, sono sì intensi ma non bastano mai, e quindi tu diventi schiavo, inevitabilmente, lo ripeto, di ciò che tu usi con lo scopo di trarre piacere e soddisfazione nell'illusione, ripeto anche questo, e mi sposto di qua, anzi mi metto così così la vedi meglio, nell'illusione che questo ti renda felice, perché non succederà mai, non arriverai mai. Perché se tu fai la ricerca attraverso il piacere e la soddisfazione, quelle che sia, non mi interessa che stiamo parlando di sesso, di videogiochi, di denaro, di sport, di successo lavorativo o qualunque altra cosa, di cibo, eccetera. Il punto è che tu cerchi il benessere attraverso il piacere e la soddisfazione esterna di queste cose. Queste cose, come detto, te lo ripeto per l'ultima volta perché voglio che sia assolutamente chiaro, durano poco. Creano soddisfazione, per cui ti soddisfano sempre meno. O sono sempre meno piacevoli. Apro una parentesi, mi è venuto in mente anche il fatto di trovarsi l'amante, di andare a cercare rapporti con altre persone, o di essere, magari non lo si fa ma si ha la tentazione, deriva dal fatto che anche per esempio il sesso fatto sempre con la stessa persona, nello stesso modo, a un certo punto soddisfa sempre meno, e a quel punto la persona esterna che non conosco ricrea un meccanismo di maggiore intensità, e quindi sembra, ma tanto poi il processo ripartirà con lei, con l'altra persona, qualunque sia, con l'uomo, con la donna che sia, e poi ricomincia il processo, dura poco, diventa assuefacente, diventa una assuefazione per cui soddisfa sempre meno, diventa una dipendenza perché non ne puoi fare a meno altrimenti stai peggio, non basta mai, quindi ne vuoi sempre di più, entri in un circolo vizioso per cui sei in trappola. Come si esce da questa trappola lo vedremo nelle prossime lezioni, quando ti spiegherò meglio cos'è la trappola del bisogno da una parte, che è legata a questo processo, e dall'altra a come uscire da una dipendenza, qualunque dipendenza sia in realtà. Come ti avevo anticipato, se si tratta di dipendenze patologiche c'è sempre bisogno di un supporto medico, però i meccanismi mentali che sono dietro la dipendenza sono quelli che ti mostrerò nella lezione numero 9, se non sbaglio, 9, 10, 11, 12, mi sembra che sia la numero 9. Anzi, poi andiamo a controllare perché andiamo subito su questa slide. Sì, lezione numero 9, quando parleremo di dipendenza. Mentre la trappola del bisogno la vedremo o in questa, o tra tutte e due, diciamo così. Ma facciamo un passo alla volta perché abbiamo ancora tante cose da vedere in questa lezione prima di passare avanti. Per cui, queste sono le caratteristiche del piacere e della soddisfazione. Perché non ti renderanno mai felice? Perché il loro meccanismo è un meccanismo perverso, per cui tu sei un cricetto in una ruota, mentre la felicità è scendere da quella ruota e andare a raggiungere il cibo per il cricetino, la scodella del cibo, la brocchetta dell'acqua, e quindi poter bere e mangiare, quindi nutrirsi, darsi quello di cui ha bisogno e vivere serenamente. Quello che ti ho fatto vedere è sostanzialmente la natura della soddisfazione e del piacere. Non devi credermi, l'hai già sperimentata decine e decine di volte, e se vuoi potrei continuare a farlo. Io l'ho sperimentato un sacco di volte prima di rendermi conto che non era quella la strada giusta. Ma come ti spiegavo all'interno del video, non devi rinunciare alla soddisfazione o al piacere, sarebbe distruttivo, non è quello il punto. In sostanza il concetto è questo: se tu prendi la strada che porta alla soddisfazione e al piacere, non sarai mai felice, e la tua vita sarà quell'eterno saliscendi di cui ti parlavo, quei picchi e quelle cadute, e tu sarai comunque sempre in una trappola dalla quale non esci, la ruota del criceto dove corre, corre e non vede nessuna parte. Se imbocchi la strada della felicità, invece tu arrivi alla felicità, e durante questa strada raccoglierai tutto il piacere e la soddisfazione che avrai a disposizione, perché ci saranno, perché fanno parte della natura. Per cui a quel mio studente di cui ti dicevo prima, gli dissi chiaramente: guarda, se ti accontenti della soddisfazione, se vai in quella direzione perché ti sembra che la felicità sia troppo lontana, tu alla felicità non ci arriverai mai. E se è questo quello che tu vuoi invece, cioè arrivare alla felicità, cioè poter vivere in uno stato di benessere, serenità, equilibrio, emozioni positive, sentirti in pace, riuscire ad affrontare con fiducia e calma anche le situazioni più difficili, se tu vuoi mantenere la calma anche di fronte ai momenti più complicati, allora ti invito a fare insieme un percorso all'interno della nostra Masterclass di Dipendenza Emotiva, che è il programma da cui ho tratto la lezione che ti ho fatto vedere prima.
ti aiuteremo a sviluppare la tua indipendenza emotiva e a diventare una persona capace di affrontare tutto con calma e serenità per vivere con entusiasmo e gioia ogni giorno della tua vita. Se ti interessa, qui sotto c'è un pulsante che ti porta alla masterclass, ti spiega come funziona, quanto dura, quanto costa, se le iscrizioni sono aperte, e ti darà la possibilità di iniziare un programma che sarà veramente definitivo. Non esiste, te lo posso garantire, un programma altrettanto efficace quanto quello che ti sto proponendo. Se sarà così, beh, io non vedo l'ora di vederti nella masterclass e poter fare insieme questo percorso. In ogni caso, vi do appuntamento al prossimo video.